Voi avete indetto questa conferenza stampa oggi per parlare delle problematiche dell'ospedale, più in particolare del reparto di pediatria. Ricordiamo che attualmente ci sono quattro posti in day hospital. Quali sono le vostre preoccupazioni? Allora, innanzitutto sono quattro posti letto più uno di The Hospital. La nostra preoccupazione è che quello che abbiamo letto attraverso la stampa, dove diceva che la deputazione, una parte della deputazione ha votato a favore della chiusura del reparto. Questa cosa praticamente ha sconvolto un po' tutta la cittadinanza, in quanto già versano in gravi, gravissime situazioni, sia familiari, per avere il parente o il figlio, trasportarlo da un presidio all'altro, penso bene, trasportare un bambino che necessita bene di ricovero, non si sa dove andrebbe a finire. E questo è una cosa, sinceramente, che i nostri cari amici deputati dovrebbero prenderne atto. Perché non si può votare così a occhi chiusi senza tenere conto, va bene, della gravità che persiste tuttora nel reparto. Nella provincia di Siracusa è stato stimato che ci sono circa un'utenza di circa, potenziale di Circa 50-70 60.000, bambini. E a fronte di questo la sanità pubblica offre soltanto 118 posti. No, come reparti di come posto letto di pediatria in tutta la provincia di Siracusa ce ne sono semplicemente 38, quindi immaginate un po', già questi 38 posti letto sono insufficienti perché ci sono bambini qui del posto o anche delle province che a volte vengono trasferiti fuori provincia. Sapete, trasferire, come già ho detto, un bambino fuori comporta notevolissimi disagi fisici e psicologici. Voi avete chiesto che cosa chiederete al Presidente della Regione e in particolare all'Assessore alla Sanità? Noi chiediamo al Presidente Crocetta, all'Assessore alla Salute Borsellino, al direttore generale, dottor Brugaletta, di prendere atto di questa situazione che si è venuta a creare da qualche anno al Moscatello. Vorremmo avere qui persone che ci diano quantomeno quel coraggio, ci diano un supporto per poter eliminare, se c'è o ci dovesse essere, del marcio. Che non lo vogliamo pensare, però per come vanno le cose non lo so. Fra i tanti disservizi che si lamentano al Moscatello ultimamente si parla della mensa. Si La parla della mensa, ci mensa. sono molte lamentele. Gli orari sono non consoni ad un reparto ospedaliero e i cibi sarebbero scadenti. Dunque, proprio giorni addietro siamo stati chiamati da diverse reparti, dove c'è stata una forte lamentela. E addirittura c'è stato un signore che mi ha detto, dice, senta un po', io nella mia vita ho fatto anche la guerra, ho visto la guerra, ho mangiato magari pane duro, ma non ho mai mangiato di questa schifezza. Perché le dico questo qua? Io ho cercato di calmarlo spiegandogli un po' la situazione. Praticamente il vitto da quando ha parecchi mesi che la cucina del nostro nosocomio è chiusa, il vitto viene cucinato a Catania, a sua volta poi viene fermato a Lendine, nell'ospedale di Lendine, a sua volta poi prosegue per l'ospedale di Augusta. Quindi immaginate un po' questo tragitto, viene da Catania, Lendine e Augusta. Quindi qui arriva freddo. Anzi, come mi ha sottolineato questo signore, mi disse no, non è freddo, è ghiaccio, oltre ad essere immangiabile. Dice, ma non si può. Ma l'altra cosa ancora, quella peggiore, qual è? Che ogni giorno c'è sempre lo stesso vitto, raramente cambia. Così pure questo discorso vale per la cena. Io dico, signori miei, io non so l'ASP quanto paga, mi sembra che siano dai 700 ai 900 euro.
circa per ogni posto letto. Ma non mi sembra giusto però che uno che paga deve essere trattato in questo modo.